Il tessuto commerciale della città, il mercato di Piazza Cavour, la via Battisti e via Fratti, è al centro di crescenti preoccupazioni per il futuro dei suoi commercianti e per il destino dello storico mercato locale. Una petizione, sostenuta da 1.800 firme protocollate presso il Comune, ha evidenziato un senso diffuso di insicurezza e di abbandono tra gli operatori della zona. Lo hanno ribadito oggi i commercianti, riuniti per chiedere subito un consiglio comunale aperto che dia risposte concrete alla categoria. 1.800 cittadini si sono esposti e hanno chiesto chiarimenti all'amministrazione comunale. Contemporaneamente il primo cittadino ha detto che ci sono soluzioni a queste domande. Queste due belle notizie si possono tranquillamente suggellare in un bellissimo consiglio comunale aperto, possibilmente alle ore 21. Chiedono un consiglio comunale aperto dove poter avere chiarimenti veri, non attraverso pagine di giornale o video che girano sui social. Ci deve essere un consiglio comunale aperto dove tutti i cittadini possono partecipare e possono avere delle risposte chiare, un cronoprogramma dei lavori, le intenzioni che ci sono da parte dell'amministrazione sul futuro del mercato. La via Battisti, una volta fiorente e vivace, oggi si trova ad affrontare sfide sempre più pressanti. La sicurezza è diventata una delle principali preoccupazioni, con segnalazioni di furti, vandalismi e intimidazioni che mettono a repentaglio l'operatività e la tranquillità dei commercianti e dei residenti. La sicurezza è un problema indubbiamente, uno dei primi problemi qui, che coincide praticamente con il degrado che stiamo vivendo nel centro città. Non è più possibile, no, che negozi e attività commerciali debbano chiudere alle 6:30 o chiudersi dentro per la paura che hanno. È diventata una situazione invivibile.